E salve a tutti ragazzi, da PierDarkKnight91 ci ritroviamo su FIFA 17 nella modalità carriera allenatore con il nostro Hellas Verona. Oggi due partite di campionato Salernitana e Cittadella. Nella scorsa puntata abbiamo vinto la prima partita, nella seconda invece abbiamo sottovalutato la Ternana che ci ha battuto 3-1, anche se alcune colpe sono da attribuire al nostro portiere Nicola Leali, che specialmente in un gol è andato a vuoto. Ma oltre a questo ragazzi, oggi dobbiamo concentrarci, dobbiamo ritornare a vincere e la prima avversaria è la Salernitana. Andiamo a fare la formazione, mi raccomando cercate di lasciare tanti bei pollicioni in su. Ed eccola qui la formazione dell'Hellas Verona che scenderà in campo qui in trasferta. La squadra è quella titolare, manca solo Pirlo che si è infortunato. Negli ultimi video mi state dicendo cerca di costruire più nelle vie centrali perché i cross sono buggati. Ragazzi, noi giochiamo in difficoltà leggenda, già arrivare al cross è una cosa molto positiva. Siete abituati su FIFA 16, perché su FIFA 16 i colpi di testa non esistevano. Se io metto in mezzo 20 volte il pallone è normale uno come Pazzini che riesce a staccare di testa e a segnare, anche perché ragazzi nelle istruzioni, nelle tattiche personalizzate, come potete vedere, noi sfruttiamo tantissimo i cross, 70% sui cross, sulla costruzione della manovra. Quindi è normale segnare di testa se poi hai Pazzini come punta, non hai Giovinco. E l'anno scorso vinci solo sul rigore e quest'anno vinci solo su cross. L'anno prossimo sarà vinci solo perché ti rimporta, l'anno ancora dopo vinci solo perché respiri. Bah! Eccola qui la formazione della Salernitana, vediamo il modulo, vediamo come si schiera in campo. Gioca con 3-4-3, questa squadra è facilmente attaccabile sulle fasce, perché non utilizzarle? Andiamo! L'Hellas Verona riconquista la sfera dopo un piccolo possesso di palla da parte della Salernitana. E insomma Resca la tocca a Gomez, Gomez cerca di saltare l'avversario, la scivolata non va. Attenzione, proviamo a mettere in mezzo, Pazzini non arriva per pochissimo. Riproviamo a metterla in mezzo, Pazzini era in fuorigioco, ho dovuto crossare molto forte per cercare di trovare il secondo attaccante. Ancora nulla, Gomez, 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 Gomez! La parata del portiere, ok. Solo Hellas Verona, come potete vedere, in difficoltà leggenda, la squadra avversaria è tutta in difesa. Cosa volete da me? Tocco è buono, guardalo, guardalo. Ok, c'è Maresca, siamo sulla fascia, scivolata. E beh, qui deve arrivare l'ammonizione perché il fallo c'è tutto. Eccola qui l'ammonizione. Vediamo questa punizione come si evolve. Pallone in mezzo, colpo di testa, pallone alto. Ma è stato deviato, quindi calcio d'angolo. Vediamo un po', la mettiamo in mezzo. Colpo di testa non arriva, come potete vedere ho crossato già parecchie volte, non so se vi farò vedere tutte le azioni, ma ancora non ho segnato di testa, quindi vuol dire che non è così semplice segnare di testa. Passaggio a Maresca, Maresca vede spazio Romulo! Bella, che parata signori, che parata e che tiro ha fatto Romulo, peccato che era un po' centrale. Ok, andiamo, Greco, Greco! Nulla da fare, tiro troppo debole. Facciamo un po' di pressing alto perché sennò questi adesso tengono il pallone fino alla fine della partita. Una cosa assurda proprio. Non attaccano, stanno solo lì a tenere il pallone. Ecco, punizione. Finisce il primo tempo, poche occasioni, l'Hellas Verona ha costruito, la Salernitana ha difeso. Bel tocco, qui Romulo. La tocca molto bene, passaggio filtrante per Siligardi. Siligardi si gira, la tocca a Pisano, l'Hellas Verona non riesce a sbloccare il risultato, il tocco a Maresca, Maresca vede Romulo, ancora un passaggio, benissimo, bene, 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 così mi piacete, bene, calcio d'angolo. E vediamo se su calcio d'angolo riusciamo adesso a segnare dopo il 30° cross, andato a vuoto. Dobbiamo fare qualche sostituzione ragazzi, bisogna cambiare il centrocampo, bisogna mettere il nostro Baloti, bisogna mettere Luppi al posto di Siligardi, sì, Luppi al posto di Siligardi, proviamoci. Benissimo Gomez, passaggio a Luppi, guardalo, 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 c'è Pazzini, Pazzini, finta di Pazzini, ah, ok, vai Luppi!
la colpisce malissimo. Finisce ragazzi 0-0, pochissime occasioni, non so cosa farvi vedere, ho crossato minimo 10-15 volte, non sono mai riuscito a colpire di testa, quindi non è così semplice segnare di testa. Guardate le statistiche, guardate le statistiche, 0 tiri, 0 in porta per la Salernitana, 7-6 noi, ma sono stati dei tiri inguardabili. Questi sono i risultati di oggi: Avellino Spal 1-1, 2-2 Brescia Carpi, Cittadella 1 Bari 2, Spezia 1 Virtus Entella 0, 1 Latina 2 Benevento, 1-1 per Pisa Vicenza, 0-0 Salernitana Hellas Verona, 2-2 Ternana Pro Vercelli. Quindi in poche parole la classifica. Eccola qui la classifica con l'Hellas Verona in prima posizione, ma occhio perché nelle ultime due partite abbiamo portato a casa solo un punto. Abbiamo fatto una sconfitta e un pareggio, 16 gol fatti, 3 subiti, la difficoltà pian piano aumenta. Prima di allenarci e prepararci per la partita contro il Cittadella volevo vedere un po' gli obiettivi, quali abbiamo sbloccato e quali riusciremo a sbloccare e quelli un po' più difficili. Allora, panoramica, vabbè, crescita giovani, abbiamo ingaggiato un giocatore nel vivaio, nel ruolo di difensore l'abbiamo completato. Adesso il problema è ingaggiare un giocatore con un potenziale superiore a 75 nella tua squadra primavera. Io non ho mai trovato giocatori già superiori a 75, quindi sarà davvero molto ma molto difficile. Però mi dà il 30%, perché? Perché sto allenando Vera e sta per arrivare a 75? Non l'ho capita questa cosa ragazzi, io non ho acquistato nessun giocatore con un potenziale superiore a 75, però mi dà il 30%, non so a cosa è basato. Fama del brand, abbiamo completato questo obiettivo, per 5 partite abbiamo ricevuto una striscia dell'85% di spettatori, mentre per le finanze dobbiamo risparmiare 3 milioni e ne abbiamo 6, quindi possiamo spendere 3 milioni e 400. Successo in patria, raggiungere i sedicesimi di finale lo abbiamo fatto, vincere il campionato e attualmente siamo primi. Successo continentale, nessuno. La valutazione allenatore e popolarità del nostro Pierluigi Annecchini 87. Adesso mi alleno i giocatori e poi andiamo nella partita. Come potete vedere, punto sempre sugli stessi giocatori, ovvero i giocatori che in futuro utilizzerò e non venderò. Matteo Bianchetti, alleno Rodolfo Vera, il nuovo giovane attualmente a 15 anni, non lo posso passare in prima squadra, ma sarà il nuovo Alastra, tanto per intenderci. E poi alleno Nicola Leali, che è aumentato già di 4 di overall ed è diventato già un 77. E poi ovviamente ogni tanto alleno anche Valoti, così per aumentare il prezzo e per aiutarci al centrocampo adesso che non c'è Pirlo. Ho cambiato qualcosina nella formazione giusto per dare spazio anche ad alcuni giocatori che non giocano sempre. La difesa è quella titolare, il centrocampo è quasi quello titolare, c'è Valotti solo come centrocampista centrale sinistro. In attacco c'è Gomez, Pazzini e Troianiello. Occhio perché nel secondo tempo metteremo Siligardi, che è bello riposato, e cercheremo di sfondare la difesa. Adesso andiamo a vedere la formazione della squadra avversaria. Eccola qui la formazione del Cittadella, in porta c'è Alfonso. Vediamo il modulo. 4-3-2-1, 4-3-3, come volete voi. Non è proprio un modulo facile da utilizzare, eh? Adesso andiamo a vincere. Ok, forza, forza, Gomez, Gomez. Non sta più trascinando la squadra ormai da due partite. E adesso Pisano, eccolo qui, per lui 3 gol. E adesso Troianiello, la mette in mezzo, il colpo di testa non è arrivato, come avete potuto notare, ad ogni cross non è gol. Ok, girati. Va bene, Gomez, Gomez, Gomez! Ho tirato male di precisione. Ok. Scatta, mannaggia. Troianiello, Troianiello, Troianiello! Pallone fuori, eravamo troppo decentrati. Attenzione, attenzione, pallone in mezzo. Lo stop è buono, il tiro, deviata.
Leali guarda il pallone uscire perché c'è il rinvio dal fondo. Ah, ok. Strizzolo. Che è un sette nano. Troianiello. Troianiello se ne va. Troianiello. Attenzione. Pallone in mezzo. Vai di testa. Niente. Il tiro deviata. Ancora. Mannaggia Pisano, ragazzi. Mannaggia Pisano. È sempre lì pronto a segnare. È uno spettacolo questo giocatore. Vai. Ok. Non ci credo. Pisano. No, non me lo aspettavo da te. Liscio di testa. Bene. Andiamo, andiamo. Pisano, Pisano, Pisano. La tocca molto bene a Romulo. Che fallo. Che... Pazzini come ha tirato. Finisce il primo tempo. 0-0. Abbiamo buttato al vento tante occasioni, ragazzi. Potevamo già stare sul 2-0. Bene, bene. Anticipo. Ottimo. Andiamo così. Ci giriamo. Il tocco è buono. Ah, vai così. Benissimo. Inserisciti. Ok, Troianiello. Mettila in mezzo. Sì. Sì. Balotti. 1-0. Hellas. Verona. Al 54esimo. La mettiamo lì. C'è stata pure una deviazione. Sia del difensore che del portiere. Non hanno evitato questo gol. Finalmente. Pensavo già che finiva 0-0. Non lo so perché. Ma già stavo pensando che finiva 0-0. Invece siamo riusciti a costruire un'ottima occasione. Siamo riusciti a segnare con un semi cross e un semi colpo di testa. Attenzione! Gol annullato. Gol annullato. Fuori gioco. Fuori gioco. Fuori gioco. Meno male. Aveva pareggiato subito Martin con numero 21. Meno male. Voglio vedere sto fuori gioco se c'era. Vediamo. Dov'è il pallone? Se non mi fai vedere dove sta il pallone. Comunque c'era fuori gioco. Suprayen per Gomez. Gomez per Pazzini. Pazzini si gira. Pazzini ci prova. Pazzini si allarga. Poi la tocca molto bene a Pisano. Eccolo qui Pisano. Comunque ai piedi da difensore. Ok. Andiamo, andiamo. Andiamo. Ok, ok, ok. Zuculini. La parata del portiere. Incredibile. Calcio d'angolo. Vediamo un po'. Pallone in mezzo, di testa, la palla rimane lì, rigore, rigore, tutta la vita, tutta la vita, dai che facciamo il 2-0, dai che facciamo il 2-0. Gomez carica una bomba, all'incrocio, signori, si balla, è all'ottantesimo 2-0. Attenzione, prova a accorciare subito, c'è la palla deviata, il colpo di testa, la palla rimane lì, oh, ha parato Leali, finalmente. Ok, andiamo, andiamo, andiamo. Passaggio, siamo al recupero. Vorrei il 3-0, grazie. Vediamo un po' se arriva. Il tocco è buono, Zuculini. Gioca benissimo Zuculini, eh. Attenzione, finta, va. Perché parlo? Finisce ragazzi, 2-0. Vinciamo 2-0. Meritato, meritatissimo. Ha fatto solo uno o due tiri in porta la squadra avversaria. Attualmente prima posizione con 5 punti di distacco, 8 vittorie, un pareggio e una sconfitta, 18 gol fatti, 3 gol subiti, 3 gol subiti in una sola partita contro la maledettissima Ternana. Nella prossima puntata andremo ad affrontare il Pisa e l'Ascoli, signori. Pisa e Ascoli, prossime avversarie. Nel frattempo vi tengo aggiornati su Rodolfo Vera, che ha un potenziale di 79-93. È risceso di un punto sul potenziale, attualmente è un 57, vale 250.000 euro, il suo stipendio è 500 euro, le sue caratteristiche principali sono effetto, agilità, precisione, punizioni, cross e tiri dalla distanza. Sarà il nuovo Alastra? Lo scopriremo presto. Ragazzi, io vi do un bacione e ciao a tutti da PierDarkKnight91. Cosa sta per succedere? C'è un Alex... Attenzione. And the way you took your goal, you must have felt elated. Well, yeah, obviously, Karen. That was probably the best goal anyone scored in the Premier League this season. And to those pundits who say your ego is starting to be a problem, what do you have to say to them? Nothing really. They're not the ones out there scoring incredible goals, are they? And...
Si è montato la testa. I was curious about... Thanks, Karen. I think we're done. Cheers. Si è montato la testa.